Sì, allora purtroppo ho sentito troppe castronerie per non dover intervenire nuovamente, insomma, Ma purtroppo non è sono un state intervento cupo? dette Però, interventi di dottor senso, Loia, di io senso pensavo io mi astengo che... naturalmente Ok. invece. Quindi dovevo intervenire per forza perché sembra che qui abbiamo dei professori in aula che ci insegnano di tutto. Allora, in materia di commercio sicuramente tutti coloro che sono intervenuti hanno dimostrato di non avere molta competenza. In tema mobilità non entro nel merito, ma è evidente che la ZTL non può essere ridotta a un contentino da dare ai commercianti in luogo di misure veramente utili e necessarie a salvare la categoria. Una di queste è stata la delibera OSP. Abbiamo sentito il PD raccontare anche che non è efficace e sta creando problemi. I problemi li creano le persone, appunto, che prima sostengono l'iniziativa e poi l'abbandonano, come ha fatto il PD. Invece, in questo caso, è un grande aiuto che si sta dando alla categoria. Sicuramente la città storica e gli uffici ne stanno soffrendo ancora, non hanno colto appieno, insomma, questa innovazione. Noi prepareremo altre iniziative che potranno aiutare la categoria. La ZTL, ripeto, poteva essere un sostegno psicologico, non reale ed economico. Non riteniamo che risolva il problema e quindi lavoreremo in maggioranza e poi con l'associazione di categoria per dare soluzioni vere alle problematiche. Grazie.